Salve amici, benvenuti in questo nuovo video su Capture One 20. Allora, in questo video andiamo a modificare queste immagini utilizzando un po' di strumenti che abbiamo visto nei video precedenti. Queste sono un'immagine che presenta alcune problematiche, infatti, oltre a essere storta, è anche sovraesposta nella parte alta e in più ci sono degli elementi che andrebbero rimossi, tipo questo ragazzo che va a intersecarsi col soggetto qui davanti, questi due piccioni, questa imperfezione del terreno, forse anche queste due persone, ma qui sarà più difficile. Comunque andiamo a vedere quello che riusciamo a fare. Ora, prima di tutto andiamo a raddrizzare l'immagine. Ora, per raddrizzare questa immagine, diciamo che voglio provare a raddrizzarla con lo strumento raddrizza, quindi vado qua, trascino giù. Secondo me così dovrebbe essere perpendicolare al terreno e vediamo se abbiamo ottenuto un risultato. Diciamo di sì, anche se secondo me forse si è ruotata troppo dalla parte opposta, quindi vado su sempre su questo strumento, ma vado su ruota a mano libera e vediamo di ottenere un risultato migliore. Ok, diciamo che così sono abbastanza soddisfatto. Ora che abbiamo raddrizzato l'immagine, dobbiamo andare a rimuovere gli elementi che non ci servono o che disturbano un po' questa immagine. Quindi iniziamo dalla rimozione di questo ragazzo. Non me ne voglia il ragazzo. Allora, andiamo a rimuoverlo utilizzando il clone, lo strumento clone. Quindi seleziono lo strumento clone, do clic destro, vado a ingrandire un po', seleziono una sorgente da clonare e vediamo quello che riusciamo a fare. Ok. Proviamo a clonare anche qui la gamba, diminuiamo un po' il pennello. Alt click. Ok, diciamo che sono abbastanza soddisfatto dal risultato. Ora andiamo ad eliminare anche questi due piccioni. Questi due piccioni invece che con il timbro clone andremo a utilizzare lo strumento correttivo, diciamo al volo, come si chiama su Photoshop. Diminuiamo un po' le dimensioni. Seleziono il piccione e lo facciamo sparire. Facciamo così anche con l'altro. Ok, abbiamo eliminato anche i due piccioni. Andiamo a correggere questa imperfezione del terreno, sempre con lo stesso strumento, lo ingrandiamo un po'. Vado a selezionare e abbiamo ottenuto, direi, un ottimo risultato. Ora che abbiamo ripulito questa parte di immagine, non ci resta che andare a migliorare l'esposizione. Allora, andiamo sul livello di sfondo e andiamo a scaldare forse un po' l'immagine, quindi vado a scaldarla leggermente. Così è troppo. Diciamo che così può andare bene. Ora abbasso un po' l'esposizione leggermente, vado ad aumentare un po' la luminosità, aumento un po' il contrasto. Ok. Chiarisco leggermente i neri. Bianchi, li lasciamo così. Ora
Vado ad aumentare leggerissimamente forse la saturazione, ma di poco. Aumento un po' la chiarezza, ma anche questa davvero di poco. Ok, premendo Y vediamo il prima e il dopo. Il prima con i soggetti e il dopo. Ok. Dopo abbiamo dato un po' più di contrasto all'immagine. Chiaramente questa parte è sovraesposta. Come fare per ovviare al problema? Allora, io direi di selezionare un nuovo livello di regolazione vuoto e selezioniamo una maschera gradiente. Allora, la maschera la facciamo partire da qui. Premo M per vedere la maschera. Vedete che mi maschera qua, però qui no. Quindi la porto più giù. E voglio accorciarla da questa parte. Come faccio? Tengo premuto maiuscolo o shift e accorcio la maschera, la stringo leggermente, la sposto di nuovo giù. A questo punto premo alt e solo la parte sotto verrà accorciata. Quindi sposto la maschera, la ruoto leggermente andando sulla linea centrale. Accorciamo, mascheriamo ancora un po'. Ora la elimino, anzi la nascondo premendo ancora M e andiamo a ricorreggere la luminosità. Abbassiamo di molto e vediamo che il cielo ha riacquistato interesse. Abbiamo ovviato anche al problema della luminosità eccessiva che c'era prima. Quindi Y prima e dopo. Questo era il prima e questo è il dopo. Diciamo che forse queste piante adesso sono anche troppo luminose qui. Quindi cosa faccio? Vado a selezionare un nuovo livello di regolazione vuoto. Stavolta però seleziono il pennello. Ok, lo ingrandisco un po'. La durezza va bene. Ok, l'opacità. Seleziono M per vedere cosa sto facendo e disegno su questa parte. Quindi a questo punto solo questa parte sarà affetta dalle modifiche che farò ora. Nascondo la maschera con M e vado a abbassare un po' la luminosità leggermente. Ok, così sono più soddisfatto. Quindi Y era il prima e dopo, prima e dopo, prima e dopo. Ok, diciamo che vogliamo schiarire leggermente questa parte, quindi nuova maschera di regolazione, nuovo livello di regolazione vuoto, M per vedere cosa sto facendo, ok, nascondo la maschera, vado sulla luminosità, chiarisco leggermente. Y per il prima e dopo, prima e dopo. Adesso per dare qualche ritocco finale andiamo sui colori. Andiamo sui colori, andiamo a selezionare il livello di sfondo oppure possiamo selezionare un nuovo livello di regolazione di riempimento. Con questo livello selezionato andiamo sulle ombre e andiamo a metterle un po' leggermente sul blu, appena appena, così, mentre le alte luci andiamo al contrario.
le scaldiamo leggermente. Ok, quindi abbiamo dato così un po' un leggero filtro Instagram, diciamo così. Secondo me siamo a posto. Vediamo il prima e vediamo il dopo. Prima e dopo. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace. Lasciate anche un commento se volete, iscrivetevi al canale, tanto non vi costa nulla, e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati quando caricherò nuovi video. Per intanto vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Alla prossima, ciao amici!